la Cappella degli Scrovegni sorge nell'area dell'Arena Romana di Padova. Enrico degli Scrovegni, nel 1300, acquistò il terreno per erigervi il proprio palazzo e l'annessa cappella, affrescata da Giotto tra il 1303 e il 1305. Dopo una serie di passaggi ereditari, nel 500, il palazzo fu acquisito dalla famiglia Foscari-Gradenigo, che diede corso ad una fase di radicale rinnovamento. I mutamenti del gusto coinvolsero anche la cappella, la cui facciata fu affrescata nel 700, come ancora testimonia una foto del 1865. Per il palazzo, un tempo direttamente collegato alla cappella, iniziò un processo di inesorabile degrado fino al completo abbandono, che ne determinò, a partire dal 1827, la demolizione. La cappella presentava un tempo in facciata un portico a tre archi con terrazza e balaustra, citato dalle fonti fin dal 1421 e poi crollato nel 1817, causando gravi lesioni alla muratura e alle pitture interne. Le autorità cittadine ingiunsero allora di procedere ad un urgente intervento conservativo. Si tratta del primo provvedimento pubblico in Padova su un bene privato, riconosciutone l'alto valore storico-artistico per l'intera comunità. Già nel 1857, quando il complesso era ancora di proprietà privata, fu steso, con il coordinamento di Giovan Battista Cavalcaselle, un generale progetto di restauro che prevedeva azioni mirate principalmente a ridurre il tasso di umidità che minacciava il monumento. Dieci anni dopo, nel 1867, il comune istituiva un'apposita commissione presieduta da Pietro Selvatico, architetto, critico d'arte ed educatore, per effettuare indagini e individuare soluzioni volte al risanamento delle murature e degli affreschi. La prima analitica descrizione grafica e pittorica della cappella risale al 1871, anno in cui furono realizzati 12 accuratissimi rilievi ad acquarello da Gabriele Benvenisti, Vincenzo Grasselli e Barnaba Lava. Queste tavole costituiscono un documento di straordinaria rilevanza, in quanto attestano lo stato di fatto del monumento a quella data. I primi restauri sulle pitture furono condotti tra il 1869 e il 1871 dal pisano Guglielmo Botti, che intervenne sul Giudizio Universale, particolarmente compromesso dalle infiltrazioni dovute alle lesioni del paramento murario esterno. Per scongiurare la caduta delle parti di affresco non più aderenti alla muratura, egli eseguì anche il distacco di alcune porzioni di intonaco dipinto, riposizionandole dopo il risanamento delle malte. Nel 1880 il comune di Padova acquisì la proprietà dell'arena per la somma di poco inferiore a 55.000 lire, anche al fine di garantire l'integrità della cappella. Un nuovo restauro fu affidato al padovano Antonio Bertolli, che approfondì lo studio sul degrado delle pitture, adottando tecniche all'avanguardia per l'epoca, anche se piuttosto invasive. Furono inseriti migliaia di chiodi per ancorare l'intonaco al paramento murario. E tra il 1891 e il 1892 si procedette allo stacco di due intere scene, raffiguranti Cristo tra i dottori e l'andata al Calvario. Già alla fine dell'Ottocento preoccupavano alcune lesioni delle volte e ricorrenti fenomeni di allagamento del vano ipogeo. Prese avvio un nuovo generale progetto di restauro per risanare le murature, diretto dall'architetto Maestri, che determinò l'attuale aspetto della cappella, con la demolizione degli intonaci esterni e la sistemazione dell'intorno.
iniziarono alcuni scavi archeologici nell'area dell'arena, destinati a protrarsi fino al primo decennio del Novecento. Durante la prima metà del secolo si impose anche il tema della salvaguardia dai pericoli bellici. Nell'imminenza della Grande Guerra furono realizzate protezioni rimovibili con l'allestimento di materassate riempite di alghe. Per scongiurare i danni della Seconda Guerra Mondiale, si edificarono 8 setti murari a sostegno della volta della cripta, gravata da un considerevole strato di sabbia, costipato sul pavimento della cappella, allo scopo di minimizzare le conseguenze di un'eventuale esplosione. Furono inoltre formulate anche ipotesi più radicali, quali l'asportazione degli affreschi, che fu limitata ai tondi della volta con la Vergine e i profeti, anche grazie all'intervento di Cesare Brandi. Rimane testimonianza delle complesse operazioni di stacco in alcuni filmati d'epoca. Talora, come per alcuni riquadri della volta della Cappella degli Scrovegni a Padova, opera di Giotto, quando particolari condizioni di ambiente lo consigliavano e lo consentivano, alcuni affreschi vennero addirittura staccati dal muro, con procedimenti che indubbiamente presentano notevoli difficoltà, ma per i quali i nostri tecnici hanno una straordinaria perizia. Nel 1944 furono inoltre elaborati progetti per la protezione integrale del monumento. In un caso, mediante l'edificazione di una ciclopica copertura a cuspide in cemento armato, che avrebbe dovuto interamente inglobare l'edificio. In un altro, con la costruzione di una articolata struttura di contenimento esterno, della quale furono gettate le fondazioni e innalzati parzialmente i muri, essendo venute a mancare risorse e materiali. Dal dopoguerra ripresero gli studi, volti anche alla comprensione delle dinamiche che intercorrono tra il monumento e il contesto ambientale e idrogeologico in cui esso si colloca, costituito da terreni di natura alluvionale dovuti ai sedimenti dei fiumi Brenta e Bacchiglione. Il sottosuolo è permeato da 2 falde acquifere, la più superficiale delle quali raggiunge il piano di calpestio del vano ipogeo, con un livello variabile in rapporto alle precipitazioni e alla portata del canale del Piovego. La presenza d'acqua è stata costantemente controllata da un sistema regolato di pompe. Parallelamente agli studi, furono risarcite alcune lesioni murarie, mentre sugli affreschi intervenne Mauro Pelliccioli nel 1952.
10 anni dopo, prese avvio un nuovo articolato progetto conservativo. Si realizzarono allora interventi destinati ad incidere in modo irreversibile sulle caratteristiche costruttive e sul comportamento strutturale del monumento, quali la completa sostituzione delle capriate lignee con elementi metallici, realizzando un cordolo perimetrale in cemento armato e l'inserimento di nuove catene. Dopo un generale restauro degli affreschi, realizzato da Leonetto Tintori, la cappella fu riaperta al pubblico nel 1963. A seguito del terremoto del 1976, che aggravò le lesioni della volta, apparve in tutta la sua urgenza la necessità di procedere a sistematiche campagne di rilevamento dati, per poter dar corso ad interventi scientificamente supportati da elementi in grado di garantire l'applicazione di metodologie controllate e tecnologie aggiornate. Nel 1982 fu pubblicato un numero monografico del Bollettino d'Arte del Ministero dei Beni Culturali, dedicato ai risultati degli studi effettuati sulla cappella a partire dal 1977, consistenti principalmente in monitoraggi microclimatici, indagini volte alla definizione del livello e della tipologia dell'inquinamento chimico e biologico, in analisi delle superfici pittoriche. Si prescrisse allora il risanamento dell'area e la regolare programmazione di interventi manutentivi da realizzarsi sotto la guida della Commissione Tecnico-Scientifica istituita dal Comune di Padova. Principale causa di degrado risultò l'inquinamento, che interagendo con l'umidità ambientale aveva innescato il fenomeno della solfatazione, che provoca la trasformazione della calce, principale componente dell'intonaco, in gesso, con conseguente disgregazione del colore. Apparve pertanto necessario, da una parte, ridurre al minimo l'accesso degli inquinanti e, dall'altra, impedire che all'interno dell'edificio si formasse quel vapore acqueo causa di ulteriori processi di deterioramento. Nel 1994 fu rinnovata la commissione, composta dai rappresentanti dei musei civici, dei settori del Comune di Padova, delle soprintendenze, dell'Istituto Centrale del Restauro, da docenti dell'università e consulenti per specifici settori, con il compito di definire indirizzi metodologici, protocolli di monitoraggio e di coordinare gli interventi, stabilendone le priorità, in un'ottica non più d'emergenza, ma di tutela programmata. Fu riconfigurato l'intero sistema degli accessi per creare all'interno del monumento una condizione microclimatica stabile, garantita da una immissione-estrazione d'aria ottimizzata attraverso la realizzazione di un corpo impiantistico e di controllo esterno. Si realizzò così, tra il 1998 e il 2000, il corpo tecnologico attrezzato. Il protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministero dei Beni Culturali e dal Comune di Padova nel 2000, diede avvio al restauro dell'intero ciclo giottesco, curato e diretto dall'Istituto Centrale del Restauro. I lavori, iniziati nell'aprile del 2001 e conclusi nel 2002, portarono prima al consolidamento degli intonaci e della pellicola pittorica, quindi alla restituzione estetica delle aree pittoriche particolarmente degradate. Sono state inoltre restaurate le sculture di Giovanni Pisano, straordinario interprete della cultura gotica. Il ritratto a figura intera di Enrico Scrovegni, che ha conservato l'originaria policromia, e il monumento funebre. Furono ricompresi nell'operazione anche gli amboni, gli antichi arredi lignei e la pavimentazione.
Da allora la situazione conservativa degli affreschi è stata monitorata con cadenza annuale, provvedendo contestualmente ad una loro regolare manutenzione. Nel febbraio 2015 è stato finanziato dall'Università degli Studi di Padova un progetto biennale che ha adottato metodologie integrate non invasive per uno studio multidisciplinare. Dagli studi è emerso che, allo stato attuale, nessuno dei parametri oggetto di rilevazione indica la sussistenza di situazioni tali da richiedere l'adozione di provvedimenti che vadano oltre le ordinarie pratiche manutentive. L'attuale commissione svolge il proprio compito nel solco tracciato dalla precedente e promuove periodiche iniziative di comunicazione e confronto scientifico. Questa profonda sinergia ha dato luogo, nel 2018, a due interventi di notevole rilevanza tecnico-scientifica. Quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, volto al restauro e risanamento del vano ipogeo e delle sue decorazioni, con l'obiettivo fondamentale di rendere efficiente il sistema di controllo dei livelli interni delle acque, senza alterare gli equilibri acquisiti dall'edificio. E quello del Comune, finalizzato alla revisione e manutenzione delle coperture. Quest'ultimo intervento ha affrontato le problematiche inerenti al miglioramento del comportamento strutturale del sistema. Si sono eliminati i tavelloni in cotto e si è realizzato un tavolato composto da pannelli in legno multistrato di tipo marino di elevata durabilità che, senza variare la distribuzione delle masse e grazie al netto incremento di rigidezza nel proprio piano della copertura, garantisce un migliore comportamento strutturale d'insieme della cappella anche in un'ottica di prevenzione antisismica. Le indagini, effettuate in fase preliminare, hanno fornito inoltre ulteriori elementi per la comprensione della relazione tra la storia costruttiva dell'edificio e le preesistenze archeologiche, ma soprattutto hanno portato alla ridefinizione dei sistemi impiantistici e di monitoraggio strumentale al fine di controllare gli effetti di fenomeni idrogeologici straordinari. La Cappella degli Scrovegni, esempio virtuoso di tutela integrata, costituisce una delle testimonianze più alte e prestigiose di quella stagione culturale che vide Padova affermarsi nel secolo XIV come autentica capitale della grande decorazione d'affresco, che portò alla nascita di uno straordinario patrimonio di arte e di storia. Patrimonio che riveste oggi un'indubbia valenza universale.